Le indagini di Lolita Lo Bosco 3. Allora, Maurizio Donadoni, siamo arrivati alla terza stagione e insomma Trifone con la sua bella andranno a Parigi, ci saranno un po' di problemi però, no? In questo viaggio di nozze che forse non andrà come doveva andare. Come no, niente va come deve andare, uno, perché l'uomo propone, poi Dio dispone. Però insomma l'importante è sapersi adattare e rimediare anche alle cose che dovrebbero filare dritte invece zoppicano. Una delle caratteristiche belle di questa serie è che i problemi vengono risolti, e questo in un momento in cui ci sono tanti problemi che magari sono anche irrisolvibili perché dipendono da cose internazionali, cose, invece ogni tanto sapere che un problema, anche piccolo magari, viene risolto è una cosa che va bene, insomma, che è un po' piena d'ottimismo, ci vuole. Senti, ma a te qual è la caratteristica che più piace di Trifone, che magari gli ruberesti nella vita reale? Intanto la sua adesione alla vita. Non, cioè, io facendo l'attore aderisco alle vite degli altri, quindi la mia vita non è così definita. Mentre Trifone invece è immerso proprio nella vita, nei fatti, i peperoni, le zucchine, le cose, l'amore, ma è tutto molto, molto circoscritto, e anche questo dà un senso di sollievo secondo me. Io per esempio quando vado in macchina sento sempre le radio di Roma e Lazio, così, perché anche qui dopo tante cose che sono così internazionali e irrisolvibili, sapere che il problema è quando il presidente ti compra Toldo, cioè, è una roba che a me, ho provato ad ascoltare Shostakovich in macchina ma sono andato quasi a sbattere, per cui, quindi Trifone è un uomo che non è stupido, molto umano, e vive la vita senza particolari alzate di ingegno, però dandogli il giusto valore alla vita di tutti i giorni. Tu ascolti Roma e Lazio, però ricordiamo che tifi qualcos'altro, però, no? Beh, io tifo Atalanta, ognuno ha i suoi difetti, però perché sono di Bergamo. Giustamente. Anche se dopo gli ultimi anni quest'anno, insomma, un po' zoppica, diciamo. Mannaggia, ogni accento è una stoccata al mio cuore. Senti, invece qual è la cosa che più ti chiedono le signore quando ti fermano per strada, no? Qual è la domanda che più ti fanno? Questa è una sorpresa, tra l'altro, no? Perché mi riconoscono. E così, la domanda che mi fanno di più: ma vi sposate? Con Lunetta? E vi sposate? Mi chiedono come va a finire la storia tra me e lei. E tu che gli rispondi? Io non posso spoilerare, no? Spoilerare è un verbo che ho usato per la prima volta qui. Però, insomma, sicuramente, sai, sono due persone di una certa età, diciamo, ma molto, molto vivaci, non è che sono sedute, c'è sempre qualcosa in mente da fare. È importante trovare una persona con cui stare in un momento in cui comunque sei nell'ultima parte della tua vita, no? E quindi mentre tutto intorno c'è un grandissimo movimento, ecco, avere un punto fermo di riferimento anche lì. Tira serena, perché in questa età è importante essere sereni, propositivi e ancora vivaci, con un po' di ricordi di quello che a 20 anni si è stati, insomma. Invece da bergamasco che rapporto hai instaurato con Bari? Ma guarda, io ti devo dire la verità, con Bari e in generale col sud rispetto a Bergamo. Bergamo è una città dove c'è il più alto numero di associazioni di volontariato. È una città che viene descritta come molto abbastanza chiusa, no? Perché siamo un po' montanari, così, però è la città che nello scudo della città c'è scritto Città dei Mille, perché su 1000 garibaldini quasi 200 erano di Bergamo. Quindi è una città strana. Ma se devo dire la verità, io mi sono sempre trovato molto bene al sud. Anche se a volte è meno organizzato, è meno, anche il sud è profondo, in Calabria, così, però anche in questa un po' magari non così perfetta organizzazione ci sono, per noi artisti, dei buchi che sono ospitali. Cioè abbiamo fatto più cose al sud che al nord, perché il nord è come se fosse tutto, le caselle sono tutte
sono tutte occupate e poi sono molto occupate anche dalla moda, dall'industria. Se non metti qualcosa su un bancale fai fatica a farti capire. Mentre invece, dove la realtà è un po' più rarefatta, grazie a Dio, c'è più possibilità di essere accolti, di essere così. Quindi con Bari io mi sono trovato benissimo, a parte l'unica disgrazia è il mangiare, perché vai lì o mangi e poi le sarte cominciano a dirti oh, qua abbiamo finito ad allargare e non si può, o altrimenti devi soffrire. Perché io racconto sempre, mi ricordo di quella volta in cui durante la pandemia c'era un'unica cosa aperta a Monopoli, la sera chiudeva alle 10, sono andato a comprare una cosa così. Mi hanno detto, perché non prende la Puccia? Io non l'avevo mai sentita. La Puccia è tremenda da quel punto di vista. Andato, io ho detto, va bene, prendiamo sta Puccia. Un pane così, con dentro un polpo intero, col peperone. Io che non sono certo una silfide. Siamo in due. Vabbè, d'abbondanza mai morto nessuno. A un certo punto l'ho dovuto dividere in tre. Ci ho mangiato 3 giorni un polpo meraviglioso. E quindi, ma a parte questo che è un po' folklore, perché i rapporti della Puglia, è un sud particolare la Puglia, ma noi al nord ne abbiamo coscienza fin dagli anni 50, perché noi, da noi le osterie si chiamavano Trani, per cui io al mio paese, che erano 700 abitanti, c'era un oste, si chiamava Galantino, e veniva, credo, da Lecce. Beh, aveva sposato una signora lì del mio paese. Ma tutti quanti a Natale e Pasqua andavamo da lui, perché lui faceva la pasta, le lasagne, per tutti. Per tutti. Tu gli portavi la tua teglia e alla mattina di Pasqua, di Natale, tu, i bambini, venivano mandati e portavano a casa la teglia, un po' come in Cecoslovacchia, le bambine vanno a prendere la birra per il papà nel contenitore d'alluminio, almeno prima nel 90, insomma. E quindi è una, a parte i colori, che è un po' anche la fortuna di questa emissione, perché si gira d'estate, si proietta d'inverno all'inizio della primavera, che ti viene proprio voglia, ti viene voglia di quei colori lì, del bianco, dell'azzurro, delle nuvole, del cielo, del mare, insomma, no? Chissà se hai provato anche la pasta all'assassina, che mangia Lolita nella prima puntata. Certo, io l'ho mangiata, devo dire che è un po' hard per me. Meglio la Puccia. No, io in genere preferisco le cose dove si sente proprio la natura, non molto, diciamo, elaborate, però ammetto che ha un suo quantunque. Perfetto, e allora andate a scoprire la Puccia col polpo e andate a scoprire anche la terza stagione di Lolita Lo Bosco, quando? Lunedì 4, mi sembra, sì. Non vorrei sbagliare, e poi anche su Rai Play, ma vedrete, ci sono delle belle sorprese, insomma. Parola di Trifone. Va bene. Ah, poi mi domandano anche, a volte in Puglia quando giriamo, mi domandano quanto costano le zucchine, quanto costano le cose, io non so mai cosa rispondere. Grazie e complimenti sempre. Grazie a voi, bacio.